Eccoci live sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2021. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno alla nostra ospite di oggi, la dottoressa Rossella Solombrino, candidata a sindaco di Napoli. E grazie per la partecipazione. Buongiorno a tutti e grazie a voi per questo invito. Buongiorno anche al nostro direttore scientifico e io introduco questo nostro nuovo appuntamento comunicando che, come avete avuto modo di vedere nelle nostre ultime pubblicità, che si tratta dell'ultimo appuntamento. Ringraziamo ancora tutti i candidati a sindaco che comunque hanno preso parte in effetti con particolare e con eguale entusiasmo a questo nostro focus speciale. Chiaramente noi non ci fermiamo qui. Dopo dopo aver concluso questo nostro focus, torneremo alla nostra ordinaria ed amatissima e seguitissima rubrica webinar con ospite istituzionale, ma non mi dilungo ulteriormente. Voglio solo, come sempre, procedere a presentare un po' la nostra realtà. Noi siamo il Centro Studi Piero Calamandrei, un centro che da anni in effetti si occupa di formazione, di alta formazione, in particolare giuridica, ma non soltanto, ci occupiamo anche di formazione, di preparazione ai concorsi pubblici, anche corsi di perfezionamento come il corso giurista d'impresa che a breve partirà. E siamo anche molto attenti appunto a quelle che sono comunque le realtà quotidiane, quelle che sono, diciamo, le vicende quotidiane più rilevanti. Ovviamente non potevamo non essere sensibili ad un'importante vicenda quale quella delle elezioni comunali di Napoli. Non mi dilungo ulteriormente e procedo subito a passare la parola al direttore scientifico del Centro Studi Piero Calamandrei, l'avvocato Alessio Savarese. Prego. Buongiorno a tutti voi, io sono davvero felice oggi per la partecipazione della candidata a questo appuntamento, a questo webinar della candidata Solombrino, che io ringrazio personalmente. Ringrazio Giusy per le parole che ha speso, diciamo, doverose ma anche pregiate per la nostra scuola, per il nostro impegno e per il nostro lavoro sul territorio. Come ha detto Giusy, noi siamo una scuola di alta formazione, crediamo che la formazione e l'istruzione possa essere il valore aggiunto per poter far ripartire innanzitutto il nostro territorio, perché noi siamo una scuola napoletana, ma soprattutto riteniamo che appunto la scuola, la formazione possa poi essere un rilancio anche nazionale, quindi non solo il territorio. Come ho detto a tanti candidati che sono venuti, noi abbiamo un obiettivo importante. Abbiamo l'obiettivo di far sì che gli studenti napoletani restano a Napoli a studiare, quindi non vanno fuori, anche perché sono tante le eccellenze napoletane che quando vanno fuori dalla nostra realtà fanno cose grandiose. E quindi noi abbiamo pensato, perché non restare a Napoli e fare gra cose grandiose a Napoli? Questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra ambizione e questo naturalmente ne stiamo parlando con tutti i candidati sindaco. Quindi io ringrazio davvero la dottoressa Solombrino per essere qui oggi. Sono convinto che parleremo di temi importanti e vi auguro appunto buon webinar. Grazie, sono convinta anch'io, anche perché sono contenta oggi di essere qui, soprattutto perché si parla di una realtà del territorio. Noi siamo un movimento che si batte proprio per il sud, per il meridione, per Napoli, quindi, e sapere che ci sono delle realtà che investono ad oggi nel territorio è importante. Grazie a lei, dottoressa, per la partecipazione e siccome noi conosciamo anche i tempi contingentati, ecco, che comunque richiede e prevede un impegno quale quello della campagna elettorale, procediamo subito ad entrare con il vivo di questo nostro dialogo. Io come prima domanda le chiedo quali sono stati in effetti i motivi che l'hanno condotta, che l'hanno spinta a presentare la candidatura a sindaco del Comune di Napoli. Le rispondo subito, un profondo senso di giustizia. C'è la voglia di mettere effettivamente le mie competenze a disposizione di una città che subisce delle ingiustizie da 160 anni. Quindi lo potevo fare solo con un movimento, Equità Territoriale di Pino Aprile, lo scrittore del libro Terroni e di altri libri Verità sulla questione meridionale, affinché
ci sia una coscienza meridionale da risvegliare. Questo perché diciamo che io ho la cosiddetta balla dei meridionali che non sanno fare, che a Napoli e in altri comuni hanno dei problemi perché non sono in grado di portare avanti la città, i progetti, non ci ho mai creduto. Sono stata al nord, sono cresciuta professionalmente al nord per poi tornare e mi sono resa conto che c'erano due Italie, una che correva veloce e l'altra lasciata volutamente indietro. Quindi, siccome ho anche stima e fiducia nel popolo napoletano, so che il popolo napoletano è un popolo che dà importanza alle persone, cioè so benissimamente che è possibile risvegliare una coscienza partenopea che cominci a valutare i politici facendo il cosiddetto pelo e contropelo, dicendo: ma tu, caro politico, per me cosa hai fatto? Sei stato un ministro e non hai portato avanti magari le tematiche del sud, anzi, sei stato qualcuno che non è stato in grado in passato, ha fallito miseramente e magari paghiamo il prezzo materiale oggi di questo nella tua amministrazione, oppure vieni ad esempio appoggiato da quei partiti che hanno decretato situazioni assurde come la spesa storica, cioè il fatto che il comune di Napoli e altri comuni del sud possano spendere, quindi abbiano delle risorse non in base alle necessità, come avviene per altri comuni, ma in base al poco a cui sono abituati. Questo è un federalismo all'italiana di cui nessuno parla, ma che impatta sul comune di Napoli. Quindi per questa motivazione io mi sono candidata col Movimento Unità Territoriale di Pino Aprile perché è necessario che il popolo napoletano, che in televisione viene sempre catalogato come quello che non sa fare, che non è in grado di fare, lo vediamo spesso, e invece si svegli e capisca che c'è un interesse affinché i napoletani meridionali si uniscano per portare avanti le proprie tesi. Bene, ringrazio anche tutti coloro che stanno commentando. Tra l'altro arriva anche un commento da Giovanna che dice: è un problema che va avanti da secoli. Sì, in effetti è un problema che, come diceva appunto la dottoressa, va avanti da tempo e che comunque urge una soluzione. Ma venendo adesso ai temi che sono un po' più vicini a noi, e quindi al tema della formazione dei giovani e della legalità, ecco, nello specifico, in tema di legalità, cosa propone al riguardo? Il tema della legalità è un tema importante, soprattutto in una città come Napoli. Un candidato sindaco di Napoli non può prescindere dal concetto di legalità. Però andiamo a analizzare, per risolvere i problemi bisogna analizzarli nello specifico, io almeno con la professione che faccio sono abituato a fare questo, cioè risolvere le problematiche analizzandole nello specifico e risolvendole pezzo per pezzo. Legalità a Napoli significa controllo, maggiore vigilanza. Significa istruzione e significa un contesto sociale sviluppato, dove la ramificazione della camorra non può prendere piede. Cerco di spiegare brevemente ognuno di questi. Se una città come Napoli, ad esempio, che ha conosciuto il problema della legalità per la criminalità organizzata, come tante altre città del sud e non solo del sud, attenzione, deve combattere contro un cancro così importante come quella della criminalità organizzata, devi avere i mezzi per farlo. Qui non nessuno dice, ad esempio, che si spende per la forza pubblica circa 70 euro pro capite, a differenza di altre città che ne spendono 140, 180, 200. Qua significa che il problema non si vuole risolvere. Invece è necessario un candidato sindaco che pone il faro su questa questione. E ovviamente per fare in modo che le forze investigative, non solo, non gli eserciti, non servono gli eserciti, gli serve controllo, forze investigative che vadano a combattere la legalità, per la legalità. Quindi questo è importante. Non si può fare senza una capacità di spesa, non c'è bisogno di essere magistrati, c'è bisogno di qualcuno che conosca il problema e lo sappia affrontare. C'è bisogno di capacità di spesa e combattere per il diritto al cittadino. Allo stesso modo c'è bisogno di istruzione. Qui abbiamo una delle percentuali più alte dei NEET, che sarebbero quei giovani che non hanno lavoro, non hanno formazione, non studiano e che possono essere, e anzi lo sono, il braccio della criminalità organizzata. A Napoli si spende per istruzione 50 euro pro capite, a Milano 4 volte la possibilità di spesa di Napoli, grazie al federalismo all'italiana. Quindi
Questo che significa? Significa che bisogna spendere in istruzione, perché non c'è un DNA del meridionale che poi va al nord e improvvisamente diventa civile. No, c'è una capacità di un territorio di mettere al centro quello che è fondamentale per portare alla civiltà e combattere per la legalità. Quindi una maggiore istruzione. E questo lo può fare solo un candidato sindaco libero, che pone al centro questi temi, che si siede in determinati vertici e tavoli istituzionali cooperando assolutamente affinché i bisogni dei napoletani, conoscendoli, possano essere portati avanti. Quindi il terzo tema è il tema del contesto sociale, cioè il contesto economico che c'è a Napoli è un contesto di povertà, abbiamo degli indici di povertà elevatissimi, perché l'Italia al tempo stesso è un paese ricco e un paese povero. Nella nostra nostro territorio purtroppo c'è povertà. Siccome l'Europa lo sa, ci ha dato 209 miliardi. Su questi 209 miliardi il 70% era destinato al sud. Purtroppo però, soliti partiti che in televisione litigano, poi quando si tratta invece di prendere i soldi dal sud si mettono d'accordo e tutti i partiti hanno approvato un 40%, che ad oggi è anche fasullo, perché se andiamo a leggere il PNRR, secondo quanto previsto dal professor Gianfranco Viesti, uno studioso professore di economia applicata all'Università di Bari, soltanto 22 sono certi. Questo che significa? Significa che quando ti rubano circa 90 miliardi, stanno decretando che tu devi rimanere povero. Se decretano che rimani povero, significa che la camorra, come è previsto e successo nel dopoguerra, è assolutamente un fenomeno conosciuto, comincia a ramificarsi ancora di più dove c'è povertà. Quindi è necessario un candidato sindaco. Ad oggi sono l'unica che ha firmato la petizione, l'ha portata in Parlamento insieme a 500 sindaci del Sud, discussa al Parlamento europeo, per far fronte a questa assoluta ingiustizia che è stata portata avanti a discapito del nostro futuro e di quello delle prossime generazioni. Quindi ad oggi sono l'unico candidato sindaco che l'ha fatto materialmente, cioè non scrivo nel mio programma PNRR se non conosco, perché non sono ancora previsti, non si sa la misura dei fondi previsti per il Mezzogiorno, quindi nessuno può fare programmi fin quando non si batte per i fondi del Mezzogiorno. Quindi queste sono le tre chiavi fondamentali per portare avanti il concetto di legalità. Tutto molto chiaro, ma come lei accennava, in effetti la formazione è un importante tassello per la crescita culturale di una città, specie poi la città di Napoli, che comunque è a tratti anche complicata. Ecco, quindi il riferimento proprio nello specifico, ecco, al tema della formazione. Un'eventuale amministrazione comunale su Lombrino cosa propone nello specifico? Quali sono i miglioramenti che apporterebbe a questo tema importante della formazione? La formazione è importante a Napoli più che nelle altre città, quelle che diciamo che portano avanti i progetti. Perché? Perché noi sappiamo, come Movimento Equità Territoriale, da sempre portiamo avanti delle tesi basate sui fatti, che a Napoli per portare avanti i progetti, quindi ad esempio i cantieri aperti, tutto quello che è necessario alla città, non vengono utilizzati i fondi ordinari. Che cosa succede? Vengono utilizzati i fondi straordinari, che significa i fondi europei. Perché si dice, no, ma non, arrivano i soldi, ma non li spendono. Perché a differenza dell'ordinario, lo straordinario dovrebbe essere sostitutivo, cioè dovrebbe essere aggiuntivo e non sostitutivo come avviene, ha dei parametri per portare avanti progetti più stringenti, che significa che le persone che devono portare avanti i progetti nel Comune di Napoli devono essere persone preparate, perché i tempi sono più stretti, perché la possibilità che i progetti vadano avanti devono essere valutati. Questo elemento ci fa capire quanto sia importante la formazione. Cioè, il giorno in cui la Giunta Solombrino entra al Comune di Napoli è il giorno in cui mette a posto tutte quelle che sono le problematiche di progetti aperti non conclusi. Il motivo per cui noi usciamo di casa e troviamo i cantieri aperti è questo, perché i progetti non vengono portati avanti. Cosa si fa? Si devono formare le persone, devono esserci inserimenti di nuove persone, formare quelle che sono presenti affinché possano portare avanti i progetti, in alcuni casi magari anche attraverso la formazione in Europa, direttamente in Europa per quelli che si occuperanno dei bandi, in modo che se ad oggi abbiamo solo lo straordinario,
quello straordinario che abbiamo sia uno straordinario che porta risorse, che porta denaro. E anche si formano non soltanto per i progetti europei, ma per tutto affinché vengano portati avanti in modo corretto i servizi necessari per i cittadini. In riferimento invece al focus, al topic, ecco, dei giovani, cosa si ha in programma di fare per i giovani napoletani, anche per contrastare il fenomeno, ecco, della famosa fuga dei talenti, oppure, ecco, per migliorare la crescita di giovani purtroppo disagiati che comunque esistono in questa realtà e non te ne negarlo? Il tema dei giovani è un tema molto caro per me, perché io sono stata una di quei giovani, che è partita perché le mie ambizioni non si sono spesso collegate con quelle che erano le possibilità della città. Quindi, in maniera coraggiosa, ma mi permetto di precisare che chi rimane è ancora più coraggioso, eh? Chi rimane a Napoli è ancora più coraggioso di chi parte, però. Chi va al nord sa benissimo che è un dispendio di risorse per arricchire altre città. È un dispendio sentimentale di cui nessuno parla. In 15 anni sono andati via dal sud circa 2 milioni di persone. Molti erano giovani, molti erano formati, molti erano la nostra migliore forza lavoro. Si stima che da qui al 2050 la forza attiva del sud non riuscirà a sostenere quella non attiva. Questo è un problema che dovrebbe essere su tutti i quotidiani, ogni giorno. Cosa bisogna fare per i giovani di Napoli? Bisogna innanzitutto che siano tutelati, che non vadano più via. In che modo? Come si fa questo? Faccio un esempio. Oggi sul Mattino di Napoli c'è un articolo dove spiega in maniera molto precisa come il divario infrastrutturale tra nord e sud è un divario che si sta ampliando. Perché si sta ampliando? Perché le risorse purtroppo da noi non arrivano. Questo non lo dico io, lo dice lo Svimez, lo dice l'Eurispes, lo dice Banca Italia. In 17 anni circa 840 miliardi sono stati dirottati dal sud al nord. È necessario un candidato sindaco che metta al centro questo tema. Noi lo facciamo attraverso una commissione di equità per fare in modo di monitorare tutto quello che accade in termini di risorse che devono arrivare, perché bisogna combattere ad armi pari. Prima di tutto, questa è la base. Fin quando non ci sarà un candidato sindaco che mette al centro questi temi, Napoli non potrà avere un reale sviluppo. Il secondo tema fondamentale è creare impresa. Noi, per esempio, abbiamo un progetto ambizioso di implementare ancora di più con un polo, diciamo, un hub basato sulla ricerca, quella che è la Silicon Valley di San Giovanni a Teduccio, la nostra Silicon Valley, perché deve attrarre sempre più imprese e fare in modo che i nostri giovani rimangano a lavorare qui, non vadano via al nord. Rappresentando quello che è una forza lavoro e un indotto economico che loro conoscono bene, per questo si stanno battendo per lo smart working, perché loro l'indotto del meridionale che va al nord, che gli paga l'affitto, è un indotto che piace. Noi invece ci battiamo perché le nostre forze rimangano qui. In secondo luogo, anche attraverso progetti a livello turistico che siano innovativi, una filiera turistica cooperativa che sia in grado di porre Napoli al centro dello sviluppo, ma attraverso progetti innovativi basati sull'identità e l'orgoglio napoletano che spesso viene dimenticato perché i mezzi di comunicazione cercano come sempre di metterci da parte. Pensi che il 90% delle notizie dei mezzi di comunicazione sono delle notizie che parlano del nord, quel 10% che parla del sud, un 10% che parla in maniera negativa. Quindi l'educazione alla minorità è quello che oggi purtroppo non ci permette di fare in modo che ci sia una coscienza meridionale che venga risvegliata. Io mi pu punto su questo facendo direttamente delle cose che aiutino i giovani di Napoli in maniera concreta. E uno di questi è ad esempio la battaglia che stiamo facendo sul PNRR. Più infrastrutture ci sono nel nostro territorio, più le imprese troveranno conveniente rimanere nel nostro territorio.
Esattamente, tra l'altro io do sempre anche un'occhiata ai commenti, ancora ci dice Giovanna, parliamo anche di mancanza di lavoro, per cui i giovani vanno a nord, esattamente quello che stava dicendo la dottoressa ed è fondamentalmente anche quello che stavo per chiederle come ultima domanda, cioè in riferimento al tema più generale del lavoro, cosa appunto propone, quali sono i miglioramenti che appunto propone nello specifico una eventuale amministrazione comunale Sorombrino. Abbiamo due modi di valutare il lavoro inteso come capacità di attrarre quelli che sono gli investimenti, di generare risorse, di generare impresa e quindi lavoro. Poi c'è un altro tipo di lavoro, c'è cioè il lavoro per il cittadino, cioè chi si trova ad amministrare una città come Napoli deve fare in modo che il cittadino sia in primo piano, perché ad oggi paghiamo una pressione fiscale elevatissima per servizi inesistenti. Quindi la forza lavoro presente nel Comune di Napoli deve essere una forza lavoro in grado di portare avanti progetti, formata, giovane e soprattutto che tenga conto di quelle politiche penalizzanti del centrodestra e del centrosinistra, che invece mirano a una riduzione della forza lavoro. Quindi attraverso la Commissione di Equità noi porteremo avanti il progetto lavoro da tutti i punti di vista, sia quello privato che sia anche quello pubblico, anche perché il lavoro pubblico deve essere un lavoro come siamo abituati noi che lavoriamo nel privato, orientato al risultato. Cioè, il dipendente pubblico deve essere formato e orientato al risultato affinché non ci troviamo come sempre in quelle condizioni dove abbiamo a che fare col Comune di Napoli e sembra che dobbiamo espiare la colpa del peccato originale. No, ci deve essere un front office e non solo che sia in grado di portare avanti i progetti e sapere che qua a Napoli lo facciamo con la metà delle risorse. Quindi combattere affinché quelle politiche, combattere nel senso buono, sempre attraverso cooperazione, però conoscendo bene i temi e facendo in modo che in determinati tavoli decisionali un sindaco di una delle città più dense a livello europeo si faccia sentire e cooperi affinché si porti avanti il bene del cittadino. Grazie dottoressa per tutte le esaustive risposte, per la partecipazione e prima di concludere io passo come sempre la parola nuovamente al direttore scientifico per ecco, una conclusione finale. Io sono molto colpito da questo webinar per una serie di ragioni. Innanzitutto vedo tanto carisma, tanta battaglia e questo è un po' anche lo spirito della nostra scuola, cioè la voglia di emergere, la voglia di fare qualcosa di buono per la nostra città. E voglio su alcuni punti fare due precisazioni, cioè più che altro. Si è parlato di giovani, la dottoressa è stata giovane, ma in realtà lei lo è ancora, è giovanissima, quindi tra i candidati, insomma, rappresenta anche un po' uno spirito di gioventù, ma soprattutto di idee, che poi, devo dire la verità, anche i suoi altri colleghi, quindi tutti i candidati, hanno ognuno di loro una propria idea, che poi va rispettata, perché ho sempre detto che la nostra scuola mantiene un profilo istituzionale. Però la cosa che voglio sottolineare è che forse magari può dare un velo di speranza anche nel discorso che lei ha affrontato sui giovani che vanno via da Napoli e vanno al nord. Io le dico che oggi sono tanti gli studenti di Milano, Torino e di altre città del nord che vengono a studiare da noi. Quindi io su questa idea, su questa base della nostra scuola, voglio lanciare una speranza. Proprio per la futura Napoli e la futura amministrazione, dove io ho sempre ribadito che questa scuola è pronta a collaborare con la futura amministrazione e con tutti poi i candidati, al di là poi degli aspetti legati a queste elezioni. Quindi io sono dell'idea che possiamo fare qualcosa di buono e il fatto anche che abbiamo fatto questo focus speciale sulle elezioni comunali. Ci rende orgogliosi perché vuol dire che c'è un'attenzione su quelle che sono le realtà territoriali. Questo è importante, questo è molto importante. Quindi io ringrazio la dottoressa per la sua Grazie a partecipazione, voi. ringrazio tutti gli studenti che sono presenti e che hanno commentato e poi sono convinto che faremo belle cose insieme.
Grazie a voi e complimenti per la vostra realtà che si batte sul territorio. Quindi questo è un elemento importante perché quando vengono fuori le expertise del nostro territorio, che ne sono tante, e si combatte addirittura affinché vengano raggiunte da quei territori che invece sostengono il contrario, significa che si è arrivati a un punto dove c'è una vittoria in questo caso nel vostro campo. Complimenti. Grazie, grazie di cuore dottoressa. Noi senz'altro continueremo, ecco, a batterci perché è proprio nelle nostre corde, nostre vene comunque, portare avanti non soltanto, ecco, la formazione, ma anche comunque, delle battaglie legate alle realtà territoriali e anche ideali che non devono mai mancare. Grazie ancora a tutti coloro che con grande e particolare interesse ci seguono sempre. Io vi rimando, ai successivi appuntamenti che non mancheranno. Noi oggi concludiamo questo focus speciale sulle elezioni comunali, ma riprenderemo, come dicevo all'inizio, con la nostra amatissima rubrica webinar con dialogo ospite istituzionale. Grazie ancora, dottoressa, e auguro a tutti una Grazie buona giornata.